Dopo la delusione per la sconfitta casalinga con il Lodi, il centro giovani calciatori di Spugna Correggio per 4-2, risultato finale a favore dei bianconeri di Alessandro Bertolucci, primo tempo 3-0. È Costa il protagonista della serata che sblocca subito il risultato all'11 e al 12 del primo tempo. Poi è Muglia che con una bella conclusione batte il portiere locale per il 3-0. Nel secondo tempo accorciano le distanze i padroni di casa con Aguilar, ma poi ancora Costa ci riporta in gol i bianconeri realizzando la tripletta personale. Nel finale dell'incontro c'è Aguilar che realizza ancora la sua doppietta personale, chiude le marcature trasformando un tiro dei rigori. Nei minuti finali entrambe le contendenti raggiungono prima il centro giovani calciatori, poi il Correggio i 9 falli, ma sono i viareggini a gestire al meglio il gioco e a portare a casa 3 punti importanti che approfittano del pareggio del Lodi per raggiungerlo nelle vicinanze della classifica. Ancora di più quindi c'è il rammarico per la sconfitta proprio con i lodigiani in casa al Pala Balzacchi.